Mercoledì 15 giugno, presso la Camera di Commercio di Sondrio, si è tenuta la presentazione di Remida Famiglia, il sistema informatico per il calcolo degli assegni di mantenimento del coniuge e dei figli, realizzato da Gianfranco Daglietti, presidente del Tribunale di Sondrio. Sono intervenuti Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato della famiglia, Alberto Gerosa, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio, e Giuseppe Buffone, magistrato della sezione famiglia del Tribunale di Milano. Ho realizzato Remida Famiglia, questo software che serve a calcolare gli assegni di mantenimento dei coniugi e dei figli, in 8 anni di esperienza che ho fatto qui al Tribunale di Sondrio come presidente del Tribunale. La mia esperienza si è sviluppata nella rilevazione concreta di quelle che sono le regolamentazioni, soprattutto nelle separazioni consensuali, nei divorzi consensuali, e ho cominciato a fare delle tabelle di quello che i coniugi rispettivamente si davano nel corso di una loro separazione in cui volevano andare d'accordo. Con questi parametri che ho estrapolato in delle tabelle e che poi ho elaborato in maniera aritmetico-matematica-logica, ho trovato dei punti di equilibrio. Essenzialmente questo, punti di equilibrio aritmetici che permettessero di evitare una sperequazione tra redditi, patrimoni, e questo ha permesso di costruire un sistema ragionato con elementi di precisione, di qualità, di indicazione di parametri che possono essere modulati diversamente. È stato estremamente interessante questo convegno, dove abbiamo potuto vedere la presentazione di uno strumento giuridico indispensabile per gli avvocati e i giudici che si occupano di diritto di famiglia, ma anche dei mediatori. Con Remida è possibile calcolare in pochi minuti il giusto assegno di mantenimento, conoscendone tutte le componenti dette, prescritte dalla legge, tutte le valutazioni di merito che in genere fanno i giudici, tutte le situazioni applicabili al caso concreto. Quindi avere un assegno di mantenimento per la moglie, un assegno di mantenimento per il figlio, comunque per il coniuge più debole, comunque per i figli anche non nati dal matrimonio, comunque anche per le unioni civili, assolutamente su misura per il fatto specifico, per il fatto concreto in esame. Il dottor Daglietti ha veramente creato la formula per diminuire il contenzioso, per agevolare la comprensione anche da parte dei giudici del perché si chiede un determinato o si offre un determinato assegno di mantenimento. Quando ero presidente della sezione famiglia del Tribunale di Monza, ho pensato di oggettivizzare innanzitutto me stesso e poi anche naturalmente alle famiglie, agli avvocati, alle persone che avevo davanti, i metodi, i criteri per stabilire la misura di un assegno di mantenimento per un coniuge o per i figli. Ho elaborato quindi queste tabelle, che poi hanno avuto una diffusione a livello nazionale, sono state le prime nel nostro paese, e in seno alle quali, elaborando dati e comparando situazioni diverse, famiglie monoreddito, famiglie con più redditi, famiglie con o senza figli, con più figli e con altre situazioni diversificate, ho avuto la possibilità di arrivare a dei dati obiettivi in materia per l'appunto di determinazione degli assegni di mantenimento. Credo che gli avvocati di Monza lo accoglieranno con grande interesse e vedremo i risultati, credo, a brevissimo. La famiglia per la magistratura può essere una risposta a molti problemi che si hanno, soprattutto nel momento di quantificazione degli assegni di mantenimento.
infatti può essere uno strumento per arrivare a delle soluzioni oggettive e quindi sostanzialmente per poter anche prevenire litigiosità e forse avere un effetto deflattivo del contenzioso. Devo anche dire che un giudice aiutato da uno strumento professionale come questo programma può anche arrivare sostanzialmente a favorire la conciliazione nel processo, perché può rivolgersi a dei dati oggettivi, matematici, piuttosto che a una discrezionalità a volte un po' fumosa. Il diritto di famiglia è un campo in cui io non opero a parola rarissimamente. Quello che già dicevo prima agli ascoltatori e alla platea è essenzialmente una cosa: proprio da estraneo a questa materia ho provato a cimentarmi nell'utilizzo di questo software e l'ho trovato eccezionalmente fruibile, eccezionalmente amichevole nell'interfaccia e quindi davvero uno strumento utile, perché si rivolge, credo, ad un'utenza diffusa e non soltanto ad un'utenza specialistica, ancorché naturalmente nell'ambito degli operatori del diritto. Trovo possa essere davvero uno strumento che possa aiutare almeno a dipanare una parte delle controversie che si ingenerano poi nel momento in cui le famiglie vengono a disgregarsi, quindi nel momento della crisi della famiglia. Penso che lo strumento possa essere particolarmente efficace in mano ad degli avvocati piuttosto che a mediatori o comunque consulenti che vengano interpellati dalle parti nella fase di inizio della conflittualità, più che in mano ad un magistrato. È uno strumento che è scientificamente valido perché si fonda proprio sull'algoritmo calcolato da esempi della vita reale. Quindi il nostro obiettivo è stato raggiunto, si tratta di un sistema di supporto alle decisioni ed è un supporto che invitiamo a testare sia gli esperti del settore avvocati nell'ambito del diritto di famiglia, ma anche a studiare da parte di coloro che sono studiosi e cultori della materia per l'informatica giuridica. È stato creato un software che è uno strumento utile di lavoro, anzi utilissimo, perché dà delle regole di tipo oggettivo, regole atte a eliminare, a evitare un surplus di conflittualità tra le parti e quindi di utilità per tutti, per le parti, per gli operatori del diritto, per gli avvocati e per i magistrati. E questo sicuramente è uno strumento di lavoro che verrà da noi utilizzato e che sono orgogliosa di poter ritenere appartenente al nostro foro, proprio perché è nato qui, è nato da idee elaborate tra la classe forense e il presidente del Tribunale di Sondrio.